Ma nel 2024 c'è ancora qualcuno che gioca online su questa console? E vale la pena prenderne una per giocare online? Andiamo a scoprirlo un po' insieme! Slash compari e bentornati su Giochi di Giornata. Oggi con il vostro Archdart andiamo appunto a scoprire i meandri abbandonati dell'angolo un po' più dimenticato del PlayStation Network, anche una particolarità che non si trova su nessun'altra console. Di fatto questa attualmente è l'unica console ad avere dei server ufficiali aperti per giocare online gratuiti senza abbonamento. Questo fatto qui quindi rende la PlayStation 3 molto interessante per chi ha pochissimi soldi e vuole giocare online. Quindi con pochi soldi la piazzi lì, torni la sera, ti metti d'accordo con i tuoi amici, magari su Discord, e vi fate due spari su un COD o su qualcosa del genere, senza aggiornamenti, senza nulla. Vi mettete d'accordo, il gioco oramai è quello, infatti i giochi non sono più aggiornati, le cose lì non sono più aggiornate, e giocate. Uno però dei problemi ovviamente da tenere da conto di giocare su PlayStation Network è la modifica. Eh sì, perché i custom firmware di certo non sono visti bene, e giocare con un custom firmware online o in generale comunque sia senza prendere alcun tipo di precauzioni potrebbe portare a un ban che può essere dell'account ma può essere anche della console. È una console bannata, è una console che online sostanzialmente non ci può andare più. Detto ciò, è da tenere a mente senza dubbio il rischio di incontrare cheater. C'è, è inutile a dire, c'è, e soprattutto potrebbe capitarvi di trovare in qualche lobby cheater. Diciamo che però i Call of Duty, GTA Online e in generale Destiny, questi giochi qui erano quelli un pochino più controllati, quindi cheatare lì sopra era molto facile venir bannati, quindi in realtà dopo un po', pure per un cheater, penso io non abbia una vita lunghissima. Sono poche, penso e spero, le persone che hanno voglia di andare a perdere tutto questo tempo solo per vincere barando ad un gioco online su una console che ha più di 20 anni e dove ci gioca sostanzialmente qualche appassionato retro gamer. Altro punto da tenere a mente assolutamente è la creazione dell'account. Non si può fare più su PlayStation, infatti alcune feature sono state eliminate, si fa tutto quanto tramite sito web, quindi comunque vi servirà un cellulare o un computer portatile, insomma un computer. Sono state messe in atto delle soluzioni un po' poco ortodosse per garantire un livello accettabile di sicurezza informatica su una console che di fatto non è più aggiornata sotto quell'aspetto lì. E un'altra cosa che è stata completamente bloccata è il pagamento tramite metodi che non siano i crediti riscattati tramite le card di PlayStation. PlayStation Store invece si vede che è un po' all'abbandono, bisogna essere sinceri. Però alla fine funziona, perlomeno almeno nella mia esperienza non ho avuto problemi. Ho letto di gente che lamentava lentezza, che lamentava problematiche strane, ma non escluderei il fatto che queste persone che hanno queste problematiche le hanno perché stanno utilizzando la PlayStation su un vecchio hard disk meccanico che si sta rompendo, magari quello originale che ha anni e anni e anni di usura e utilizzo alle spalle. Già sostituendo il disco meccanico con uno meccanico comunque più recente o con un SSD, come state vedendo dalle immagini, almeno a me ha cambiato un pochino l'esperienza rispetto a quello che ricordavo anch'io del PSN da esperienze passate loggandoci. I giochi hanno dei prezzi un po' folli forse, vedere Payday 2 sopra i 30 euro considerando che costa noccioline. E ho anche altri giochi tipo GTA 5 che arriva oramai in offerta la versione PC a costare meno di quanto costa sul PlayStation Store. I prezzi su questa piattaforma oramai sono invariati da anni, e sono invariati nel senso che non calano, ma soprattutto non ci sono saldi su questo store, quindi qualora voi vogliate acquistare un gioco, compratelo e basta, perché tipo nel periodo in cui ci sono stati i saldi su PlayStation Store, i saldi c'erano su PS5 e sulla 4, ma su PlayStation 3 nessun tipo di saldi, lo store è rimasto
invariata. Parecchi giochi sono stati anche delistati come un classico degli store digitali per i videogiochi. Grandi delistati sono nomi anche importanti, ragazzi. Gran Turismo 5 e Gran Turismo 6 non si trovano più su questo store perché chiaramente le licenze penso siano scadute e quindi sono stati semplicemente delistati. Tuttavia io, che Gran Turismo 6 lo avevo comprato all'epoca sullo store, ho potuto riscaricarlo e reinstallarlo semplicemente dalla sezione i miei contenuti. Sotto questo aspetto lo store di PlayStation non si differenzia molto da Steam, quindi un gioco delistato ma che tu hai già acquistato è nella tua libreria e potrai comunque sempre riscaricarlo e riaverlo nella tua console, perché appunto lo hai comprato e funziona così. Ma andiamo un attimino a vedere dei giochi che mi hanno dato un'esperienza positiva e che secondo me meritano di essere citati e nominati. Il primo Destiny si trova su PlayStation 3 nella sua forma, diciamo, non ultima. Destiny Re dei Corrotti, che è il penultimo DLC di Destiny 1. Uscì poi un altro DLC, però soltanto su generazione successiva, quindi PlayStation 4 e Xbox One. Questo gioco alla fine è anche un po' una time capsule di quello che era Destiny nell'epoca 2016-2017, più o meno. O comunque sia nella prima parte del 2017. Devo dire che è molto giocato in realtà. O meglio, ci sono parecchie persone in determinate modalità del gioco. Se andiamo nelle aree social troviamo parecchi giocatori, il gioco in generale è popolatissimo alla fine. Se andiamo nelle aree PvP ci sono alcune modalità dove facilmente si riesce a creare una lobby per giocare online e combattere tra giocatore contro giocatore. Dove ho fatto una fatica immensa a trovare persone con cui giocare insieme è stato nelle modalità quelle PvE co-op. Dopo aver trovato alcuni random sulla torre mi sono trovato più e più volte a fare serata a squadra con loro senza microfono e senza niente. Ho rivissuto la vecchia esperienza degli assalti di Destiny. Dopodiché abbiamo deciso di testare Battlefield 4. Devo dire, ragazzi, che su Battlefield 4 ho trovato un anomalo numero di giocatori e una motivazione c'è. Certo, stiamo sempre parlando del PlayStation Network, della PS3, quindi dobbiamo fare le giuste dimensioni e proporzioni. Tuttavia EA Games ha annunciato che a breve chiuderà i server di Battlefield 3, Battlefield 4 e Battlefield Hardline. Per l'esattezza li chiuderà il 7 di novembre del 2024. Questo ha spinto la community in una sorta di fear of missing out, quindi pur di giocare a Battlefield adesso molte persone si sono riversate su questo gioco e vogliono giocare appunto fino alla chiusura dei server. Attualmente non sembra esserci una soluzione server retro server fatta dalla community, ma io penso che sicuramente presto vedremo qualcosa. In ogni caso, per ora, se volete giocare a Battlefield 4, sicuramente troverete facilmente una. Dopodiché abbiamo provato Call of Duty Black Ops, il primo. Che dire di questo gioco? Io, a differenza di Destiny, non sono un grandissimo giocatore di Call of Duty, ma ho voluto provarlo perché, senza ombra di dubbio, sicuramente è uno dei primissimi giochi che sarebbe venuto in mente a chiunque, cioè avere la possibilità di giocare Call of Duty online, il classico Call of Duty old school come lo conosciamo, sicuramente era di grande interesse. E devo dire che quelle volte che ho provato a far partire una partita non ho fatto molta fatica a trovare una lobby. E lato cheating, ragazzi, forse sarà che sono comunque scarso, quindi non me ne rendo conto, però non ho visto persone volare, non ho visto kill cam strane. Era una partita abbastanza regolare, però chiaramente, come vi ho detto prima, il rischio c'è, è chiaro che c'è, però se ci si organizza tra amici o comunque sia si trova una buona lobby è ancora possibile fare delle partite piacevoli tra persone che vogliono solo giocare online onestamente. Dopodiché abbiamo provato Red Dead Redemption online e devo dire che un po' di gente che ci gioca c'è, non tantissimo anche qui, però c'è, perché comunque è un'esperienza particolare come multiplayer online. Principalmente ho notato il numero più grande di giocatori nella modalità amichevole, quindi potrete girare, incontrare giocatori, divertirvi a fare sparatorie con loro. Tolto questo, in realtà c'è gente, c'è, ce n'è parecchia, e però anche qui bisogna secondo me cercare di fare community. È vero per Destiny, è vero per COD, è vero qui. Questi giochi vi richiedono un attimino un po' più di attenzione.
È chiaro che se vi lanciate voi non conoscendo nessuno allo sbaraglio, all'inizio inizia a sembrarvi un po' tutto vuoto. Però la gente c'è, si organizza, ci sono vari Discord in cui si organizza. Meglio se siete anglofoni per avvicinarvi a queste community, perché spesso e volentieri non sono italiani, anzi la maggior parte non lo sono. Ma comunque potete trovare qualcuno con cui giocare e divertirvi su Red Dead Redemption Online. Parliamo di un gioco che introdurrà l'ultimo argomento di questo video, ovvero Killzone 2. L'online ufficialmente è chiuso su questo gioco. Esistono però alcuni DNS che è possibile inserire in fase di configurazione di rete, e ve li lascio sotto nella descrizione, che vi permetteranno di partecipare ad alcuni server privati di alcuni giochi. Questo è uno di quelli. Killzone 2 è un gioco che con un DNS diverso vi permette ancora di giocare online. C'è una community abbastanza nutrita e affezionata a questo gioco, e ho notato che però ovviamente, raga, parliamo comunque di una console di una certa età, quindi che magari ha un target un po' più avanti negli anni, si tende a vedere molta più attività nei weekend, sabato, domenica, rispetto che durante la settimana. Quindi se vi collegate di martedì, mercoledì sera e non trovate nessuno in questi giochi, non c'è molto da stupirsi. E questo introduce l'argomento, diciamo, conclusivo di questo video, ovvero i retro server. Ci sono tanti giochi interessantissimi che però hanno i server chiusi. Uno su tutti è Gran Turismo 6. Gran Turismo 6 ha i server chiusi, non c'è più un online vero e proprio, però la community ha fatto una patch, quindi è possibile tornare a giocare su dei server privati, retro server di Gran Turismo 6. Tuttavia qui è richiesto avere una console modificata, quindi sì, per ora se volete giocare sui server Sony è bene avere una seconda PlayStation con firmware originale per avere la certezza matematica di non essere mai bannati, ma in futuro, quando inevitabilmente i server Sony chiuderanno, comunque sia quando chiudono, ci sono istanze tipo questa dove la community riapre i server, li ricrea, li riemula. E lì dipende, puoi abbassare un DNS come su Killzone 2, oppure come in questo caso serve una mod del gioco. Un altro gioco epicissimo, che è, diciamo, quello che voi tutti state lì tirandovi i capelli, che mi state per chiedere: ma perché non lo nomini? Perché non lo dici? Grand Theft Auto 5. Grand Theft Auto 5 Online, GTA Online, sappiamo che su PlayStation 3 oramai è parecchio tempo che ha chiuso i battenti in realtà, e che quindi non c'è più di tanto da fare. Tempo fa era uscito fuori un primo progetto di riapertura dei server, progetto che poi ha chiuso. Attualmente ce ne sono due. Uno è 3TA Online, che è comunque una sorta di revival di GTA Online, anche lui. Quello però più ambizioso come progetto è GTA Re-V. Questo progetto per ora si trova soltanto nei video di qualche youtuber straniero che ha la possibilità di accedere in anteprima al beta testing di tutto quanto. Penso che sarebbe molto molto interessante da valutare, da vedere, perché di fatto farebbe sì che con pochi soldi vi mettete su una console per giocare sì a una vecchia versione di GTA Online, ma che comunque può essere interessante. E questo porta quindi alla chiusura di questo video e ci lascia con un po' di domande. Ma ha senso comprare i giochi sul PSN con quel prezzo e sapendo che potrebbe chiudere? Qui sta a voi, ragazzi. Io Destiny e GT6 li comprai anni e anni fa e quindi ho avuto modo di testarli. Certo, con la giusta aspettativa, semplicemente di prendervi un gioco su cui potete giocarvi una campagna comunque bella lunga. Secondo me vi avvicinate col piede giusto e vi godete una bella esperienza. PSN è molto vivo in paesi dove il costo della vita rende proibitivo acquistare console più recenti, tipo la PS5 o pagare gli abbonamenti per il Plus. Molte delle persone in quei paesi tante volte preferiscono prendere una PS3 all'usato, che comunque gli costa poco anche da loro, poco relativamente a quella che è la loro paga, e comunque giocare online. Quindi vi capiterà spesso di trovare giocatori francesi che parlano francese, giocatori che parlano in spagnolo, quindi mi viene da sospettare parecchio Nord Africa, parecchio Sud America, molto probabilmente anche parecchio Medio Oriente, però sostanzialmente tutti quei paesi di queste aree del mondo che hanno accesso al PSN si
sicuramente è molto probabile che li troviate qui a giocare con la loro PlayStation 3. L'ultima domanda con cui vi lascio, con cui vi chiedo anche un commento a riguardo, è: che succederà in futuro? Chiuderà presto o tardi il PSN? Beh, chiaramente questa è una domanda che io non vi posso rispondere, anche perché non ci sono annunci per ora. Però tanti giochi hanno community che, se non hanno sviluppato un retro server, ci stanno lavorando sopra. Uno dei progetti che, dopo aver nominato Destiny 1 per parecchio in questo video, mi sento di citare è Vanguard. Vanguard è un progetto che, seppure molto in alto mare, va detto, perché non è semplice, mira a reimplementare, a creare una copia dei server Bungie per Destiny 1 della PlayStation 3 all'inizio, ma poi il progetto mira proprio a espandersi, a creare dei retro server per Destiny 1. Per ora però non c'è niente se non delle proof of concept molto interessanti, devo dire, attraverso l'emulatore, però intanto è qualcosa. Quindi non tutto sarà perduto e sicuramente in futuro chi ha la PlayStation 3 con il custom firmware si ritroverà molta roba da giocare online, sicuramente, molto probabilmente almeno, anzi più che probabilmente è già così, perché parecchie situazioni come appunto Gran Turismo 6 sono già così. Che dire ragazzi, questo video finisce qui, io spero vi sia piaciuta questa analisi un po' approfondita del PlayStation Network, vecchio PlayStation Network della 3. Fatemi sapere sotto nei commenti se avete una PS3 pure voi non modificata, ci siete andati, se voi ci riuscite con i vari metodi che ci sono per accedere al PSN con una console moddata. Sotto nei commenti aggiungete qualcosa che ho dimenticato di dire, insomma. Sapete cosa fare, sapete anche cosa fare con il tasto iscriviti, la campanellina, così non vi perdete i video che escono qui ogni lunedì alle 13. I miei social sono sotto, Facebook, Instagram, chat e canale Telegram, bla bla bla. Ho parlato abbastanza per questo video e fa parecchio caldo e si vede dal mio sudore. Con questo è veramente tutto. Archdart chiude e alla prossima!